Mister Erra, 1-0-0 che alla fine potevano essere anche 3 punti per la Gelbison, comunque un punto che fa muovere la classifica e fa avvicinare di più la Gelbison all'obiettivo che si è prefissato a inizio stagione. Sì, sono d'accordo, è stata una partita molto equilibrata contro una squadra buona che è partita per fare un buon campionato, ha avuto la sfortuna di partire male, però assolutamente conoscevamo i valori loro. D'altronde adesso non veniamo più considerati una sorpresa, quindi vengono tutti qua con gli occhi aperti e preparati a non subire, quindi ne è scaturita una partita con poche possibilità di andare a concludere e poche possibilità per essere pericolosi, però tutto sommato il punto è giusto perché loro si sono difesi con ordine. La Gelbison ha anche rischiato a 5 minuti della fine con quel tiro di Magri di subire poi la beffa. Effettivamente sarebbe stata una beffa perché loro hanno fatto veramente poco, è stata, ripeto, una partita equilibrata dove prevalentemente si è giocato a centrocampo con due squadre che si sono rispettate, hanno avuto poche possibilità di andare a rete, quindi è scaturito questo pareggio che tutto sommato è giusto. Comunque mister, in testa dove ci sia, c'è anche la Gelbison, hanno pareggiato tutti, alla fine se analizziamo la testa della classifica sono 2 punti persi per la Gelbison. Ogni domenica ci sono 3 punti a disposizione, quindi è normale che uno gioca sempre con l'obiettivo di prenderli tutte e tre, però ci sono anche degli avversari e degli avversari di buona qualità come questi di oggi, quindi è giusto che quando non si fa tantissimo è giusto anche che si divida la posta in palio, però noi non dobbiamo perdere di vista quella che è la nostra dimensione e continuare con grande umiltà e con grande serenità.